Siamo qui per un convegno sulla rigenerazione urbana, sui fondi europei. Le nostre città hanno bisogno di essere mantenute, ristrutturate, i fondi europei sono fondamentali ed è questo il modo concreto in cui facciamo la campagna elettorale per Brasile, non chiacchiere ma impegni concreti per la città. Dopo anni di una politica che è stata distante, fumo, senza alcuna concretezza, finalmente una questione concreta. Fondi europei, interventi concreti per rigenerare le città. Siamo a 500 milioni, da 500 mila euro, da 500 milioni di debiti della Regione Campania. Nel frattempo però non vi dicono l'altra faccia della medaglia, che la Regione Campania ha 4 miliardi e 800 milioni di risorse comunitarie e non ha saputo aprire un solo cantiere negli ultimi 3 anni. Allora io ho detto e dico al Partito Democratico e dico a tutti quanti noi, diciamo a Caldoro, prendi quei soldi e dagli ai comuni. Dagli ai comuni! Perché magari adesso non ce la si fa a fare subito, nel giro di poche settimane, di pochi mesi, un programma di rigenerazione urbana. Ma avremo strade in condizioni fatiscenti. Avremo un sistema fognario che va adeguato. Avremo un po' di sottoservizi da fare, dai un po' di soldi ai comuni e consenti a loro di fare un po' di queste piccole operazioni e tra l'altro si indebitano di meno. Vengo da un giro in tutto il Mezzogiorno, sai, in alcuni comuni straordinariamente amministrati, sono dal comune di Ostuni, un sindaco che ci lavora lì da 10 anni mi ha detto: guarda, io sto facendo esattamente quello che tu proponi, perché io mi prendo i soldi che la regione mi trasferisce sui fondi comunitari, ci faccio un grande programma di lavori pubblici di rigenerazione e riqualificazione. Ostuni, chi la conosce, è un programma di rigenerazione urbana significativo, ci pago poco e alla fine dopo 10 anni il mio bilancio è in avanzo, non è in disavanzo, perché utilizzo le risorse comunitarie e se il programma mi costa 100, non mi costa 100 sulla tassazione sul bilancio comunale, ma mi costa 70 perché io ci metto solo il 30% di cofinanziamento sul bilancio. E dunque faccio anche un'operazione dopo un certo numero di anni addirittura di sanamento dei conti pubblici, perché ha ragione Massimo, i comuni e purtroppo anche Brasile quando arriverà lì a Palazzo Comunale troverà una situazione nella quale che in ragione di mancanza di trasferimenti noi avremo meno risorse a disposizione. In breve tempo, con interventi concisi, noi abbiamo fatto secondo me qualcosa di utile per la nostra comunità. Abbiamo discusso di argomenti importanti, ci siamo presi degli impegni in istruzione nel palazzo, ma ci sarà una comunità che discute e farà. In luogo grazie di essere benvenuti, consentitemi di ringraziare Andrea e Massimo. Insomma, Tamino diceva che questi tipi di iniziative, questi tipi di incontri si faranno anche dopo. Io voglio dire che questi tipi di iniziative, questi tipi di incontri li abbiamo fatti anche prima, cioè non è che li stiamo facendo solo in campagna elettorale. Io ieri dicevo qual è il mio punto di partenza. Il mio punto di partenza, cioè per me, propormi alla carica di sindaco significa assunzione di responsabilità. Cioè questo è il mio punto di partenza, significa impegno. È chiaro che ci sono due problemi, c'è un problema immediato, insomma un problema ordinario, quello di dare delle risposte a quelli che sono i problemi di tutti i giorni, a quelli che sono i problemi della manutenzione ordinaria, no? Noi ne parlavamo l'altro giorno e cioè sono dati di fatto. Oggi a Grumonevano se si crea una buca, cioè non c'è nessuno che la può andare a riparare, cioè l'amministrazione, il comune, la macchina comunale non è organizzata per intervenire. E questi sono stati i risultati della politica che abbiamo avuto negli ultimi anni e non solo negli ultimi 5 anni, diciamo negli ultimi 15 anni. Dall'altro lato poi, insomma, chi si propone alla carica di sindaco ha una responsabilità ed è la responsabilità di immaginare un futuro. Per poter immaginare un futuro
insomma, bisogna sognare, ma alla fine poi bisogna essere concreti. Il lavoro che sta facendo Andrea è un lavoro di concretezza, insomma, è una possibilità nel 2013 per poter, come dire, riuscire a veicolare finalmente fondi della Comunità Europea sul territorio, sul nostro territorio. Ed è un lavoro al quale, insomma, noi dobbiamo assolutamente, rispetto al quale dobbiamo essere assolutamente partecipi. È un lavoro in cui bisogna riuscire a creare quella sinergia che fino ad oggi è mancata. Io, insomma, non mi voglio dilungare, insomma, chi mi conosce sa bene che sono un uomo più che d'azione che di parole. Concludo dicendo solo una cosa: questa è la politica che ci piace e questa è la politica che noi proponiamo ai cittadini di Brumovano. Grazie. Pochissimo tempo abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo passato. Bring the action.